Se io vi dicessi che nel Pollesine ci sono tanti polli, direte: madonna, una battuta. Però, secondo me, doveva essere abbastanza anche spiritoso. Chi ha chiamato Progetto Cova un progetto per preservare le razze di polli a rischio di estinzione. E invece, come tutte le cose, magari un po' ironiche, è una cosa serissima. Progetto Cova, conservazione e valorizzazione delle razze avicole. E quindi si parla di razze venete non solo di galline, ma anche di tacchini, di faraone, di anatre. E ora sono qua in questa Gallinopoli, Paperopoli, che è una città multietnica. Ci sono veramente molte razze che convivono. Cominciamo a vederne qualcuna. Ecco, questa qua dovrebbe essere l'elegante gallina padovana, che ha la barba, gallina barbuta, è sempre piaciuta, ma soprattutto ha un ciuffo particolare, a ortensia, un ciuffo a medusa. Esistono due razze, sottorazze di padovana, la padovana camosciata e la padovana dorata. E invece quella che ha un ciuffo totalmente diverso, possiamo dire un ciuffo punk, un ciuffo rockabilly, eccola là, è la polverara, che può essere bianca oppure nera, ecco, guardala là, che bella. Poi un'altra razza, anzi due razze tra loro dovrebbero essere queste qua, la robusta lionata, ha una caratteristica, cresce molto molto rapidamente e fa dei pulcini rossi con la testa marrone, e poi c'è la robusta maculata, che fa molte uova, molta carne, e può essere bianca con macchie nere, vabbè, e questo va bene. Oh, e poi deve essere quella là, sì, oh, che meraviglia. Allora, Leonardo ha dipinto la dama con l'ermellino, ma la vera dama con l'ermellino è lei, eccola là, l'ermellinata di Rovigo. E ha questa colorazione ermellino, fa tante uova, ha un mantello, bianco con la coda nera. Ma non ci sono solo galline qua, perché ci sono anche, tacchini. Due tipi di tacchini, il tacchino comune o bronzato e il tacchino ermellinato. Quando si parla di polli, cioè, mi viene in mente la citazione del grande poeta e filosofo recentemente e prematuramente scomparso, Frick Anthony, che suonava così: la vita è come una scala da pollaio, corta e piena di cacca. Ma invece la vita di questi polli è lunga, è piena di soddisfazioni. Maristella, posso entrare? Oh, buongiorno, certo. Qua i polli e le galline stanno bene, hanno dei pollai che sembrano degli chalet e le scale sono lunghe e tutte pulite. Sì. Allora, voi siete qui per, diciamo, prima di tutto individuare, studiare, riprodurre, salvare e poi magari distribuire ai vari allevatori tutte queste razze. Ed è un progetto con l'Università di Padova e con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie. La prima domanda: ma perché devono rischiare di estinguersi questi bellissimi polli? Cosa hanno fatto di male? L'unico difetto è di essere delle razze antiche. E le razze antiche hanno come caratteristica la rusticità e quindi come caratteristica il pascolamento. Loro vivono fuori tutto il periodo dell'anno. Bello, È bello. Di contropartita, questi animali però hanno un tempo molto lungo di accrescimento. ho E quindi capito. per avere il pollo da arrosto dobbiamo avere pazienza non meno di 5 mesi. Ma scusa, ma io come consumatore ho tutto l'interesse. Allora, ecco, qui questo è importante. Interviene il mercato e c'è questo processo di omologazione. Tutti i polli diventano uguali. Si alleva solo il pollo che rende di più da un punto di vista economico. E queste razze, sono, diciamo, in rischio di estinzione. E perché bisogna invece salvarle? Perché intanto è il nostro patrimonio, della nostra regione, Sì. e poi voglio dire perché danno un prodotto di nicchia, danno un prodotto di qualità, non si troveranno mai nei supermercati, ma ad esempio solo ad esempio negli agriturismi. Ma in più, scusa, se io ho una sola razza di polli e si ammala, io sono rovinato. Se ne ho tante, invece, in qualche modo, poi posso incrociarli. Però incrociarli come? Questo è importante, nel senso che bisogna evitare la consanguineità, perché altrimenti la razza in qualche modo si depaupera, giusto? Ed è questa la guerra che stiamo facendo tutti i giorni noi. Sì. Noi insieme con l'università e lo zooprofilattico applichiamo dei piani, delle strategie di selezione, per fare in maniera che la consanguinità si riduca oppure al massimo si stabilizzi. Ecco, questo è interessante, il concetto di biodiversità, cioè diversità delle razze, che deve assolutamente essere preservata, e di variabilità genetica, cioè non possono essere tutti parenti, altrimenti la razza si indebolisce. Possiamo neanche fare gli incroci.
E quindi noi lavoriamo in purezza, però voglio dire, cerchiamo che i figli siano i più diversi tra di loro. Ho capito, ma vorrei capire meglio. Andiamo in laboratorio e sì, mi fai vedere come fate, bene. Perché sai, dirlo si fa la svelta, ma è un lavoro tosto. Va bene. È di là il laboratorio. Sì, 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 andiamo. Dove le stai portando le uova? Le portiamo in questo ambiente di stoccaggio per una settimana. Stoccaggio? Tutte le sì. uova separate sì. in base alle varie razze? Sì, sì, sì. Ecco, loro prima hanno fatto anche il DNA a tutti i riproduttori per evitare la parentela. Sì. Poi dopo... Allora, le uova vengono sì. lavate, disinfettate sì. e portate sì. nella macchina di incubazione. Che è questa qua? E faccio vedere. Sì. E quanti giorni ci stanno? Allora, 21 giorni se sì. sono polli, ma ad esempio se sono tacchini, 28. Sono tutte buone queste uova qua? No. Andiamo a verificarle con la prova della speratura. Prego. La speratura? Sì. La speratura vuol dire che si spera che siano feconde? Sì. Che cos'è? Sì. Allora, andiamo a vedere questa operazione. È un fascio di luce che passa attraverso l'uovo e ci dice se è buono oppure no. Ecco, per esempio allora, questo... Questo ad esempio è un uovo che non ha praticamente nulla dentro. E andiamo a vedere. E vuol dire che è chiaro che il maschio non ha fecondato la femmina. Qua sì invece. Sono invece vedo, sì. Sì. Guarda, vedi che si vede il ragno? Il ragno. È già il cuore e i vasi sanguigni che si sviluppano. Quindi vuol dire che questo qui è fecondo. È e ora quelle feconde tornano nell'incubatrice? Sì, tornano nell'incubatrice fino dopo... a 2 giorni prima. Eh? Che vanno messe nella camera di schiusa. E le faccio strada. Che è di qua? Sì, sì, sì. Ecco, allora, questa è la schiusa. Ma dai? Sì. Mi nascono. Sì. Passano a parto. Eccoci qua. Ma guardali. Ma guarda che carini. Però quelle rovine. No, ma sono... Eccoli qua. Adesso, dopo una mattinata in allevamento, dovresti sì. riconoscere questo pulcino. Allora, questo qui c'ha la cresta. Quindi guarda, la o cresta. È una padovana o una polverara. È bianco. È bianco. Mm. E quindi è una polverara bianca? Sì, però piuttosto della cresta che cos'ha? Il ciuffo. Sì, no, perfetto. Senti, ma a proposito, ne approfitto io. Sì. Allora, sono stato 2 puntate fa in un bel pollaio, ho posto questa domanda e non mi hanno saputo rispondere. Ma tu che te ne occupi? È nato prima l'uovo o la gallina? Ma non mi puoi fare questa domanda. Non posso, c'è una scienziata. Non lo sanno, non lo sanno, gli scienziati non lo sanno, ma prima o poi lo scopriremo.